aiutate ad annunciarvi, oh, perché a me piace farlo come dite voi. La Siede! Ciao, benvenuti a Radio Bruno. Ciao tesoro. Grazie mille. Ragazzi, come sta andando questa avventura? Secondo me è la grandissima. Molto, molto bene. Molto sopra le aspettative. Sì, sì, abbiamo un bellissimo riscontro da tutti quanti, sia le persone che lavorano ovunque, sia le persone per strada. Bello. Cioè, ma vi rendete conto? Avete portato la vostra musica, il vostro stile, il vostro punk su quel palco. Grazie, Ama. Infatti, credo che sia un ottimo traguardo anche per questo genere, che finalmente ha quello che si merita, e per tutti i nostri fan che ci seguono e ci credono dal giorno zero. Noi arriviamo da un grandissimo tour, che appunto facciamo sold out quasi sempre, però non riusciamo ad arrivare a tutta Italia. Invece con Sanremo siamo proprio riusciti ad arrivare a tutta Italia al 100%. Ma c'è gente che si sta facendo i capelli come voi. Sì, quindi vogliono sapere che prodotti, che colori. Ho trovato dei bambini che mi hanno detto fuori all'uscita, che si fanno una foto con noi: sai che mi farò anch'io la cresta come te. Wow. Lanciate una linea subito, ragazzi, io ve lo dico. Bisogna. Io voglio Amadeus con la cresta stasera, per favore. O Fiorello. Qualcuno faccia qualcosa. Uno dei due, ma chi dei due è meglio? Fiore, forse, no? Ma anche forse... se si tingono e basta, ci va bene. Diciamo, Amadeus, con i capelli, che colore li vuoi, Amadeus? Rosa, blu, verde. Tricolore sfumato, tricolore, capito? Tricolore. Ah, bello, tipo tie-dye. Bravo, tie-dye. Bellissimo. Rosa, verde, blu. Stupendo. Sarebbe una meraviglia. Scusate, ma a livello vocale come vi state preparando per stasera? Allora, c'è il nostro vocal coach Paki, che salutiamo, bella, numero uno, best vocal coach in Italia. Vocal coach e psycho coach. Anche. Esatto, e nulla. Faremo tanti tanti poi tante tisanine, tutte cose caramelline, spruzzini. Diciamo che non pensavamo, ma stiamo facendo tutte le cose per la nostra voce, perché è importantissimo. Abbiamo visto ieri con Rettore, ma del Festival di Sanremo, che ricordi ci avete quando eravate piccini, sempre con questi colori nei capelli? Morgan e Bugo. Sì, che non era tanto. Vabbè, quando lui era piccino l'anno scorso. Il nostro bimbo della sedia. Sono il cucciolotto della sedia. Io, sinceramente, essendo punk e non vergognandomi di essere, non ho mai guardato Sanremo. Vabbè, ci sta. È non, punk. Direi una cosa che non è, quindi non lo so cosa dirti di Sanremo. Mi ricordo anch'io solo gli scandali di Sanremo, sinceramente. Tu, Teo, invece, cosa ti ricordi? Anche io di non Sanremo? Ho molti ricordi della mia infanzia riguardo Sanremo. Però ci faceva schiantare ogni tanto con mia nonna. Va bene, allora noi ringraziamo, quest'anno sono stati costretti a guardarlo perché hanno partecipato i La Siede! Ciao per Radio Bruno, ciao! Evviva il punk! Grande!